Quanti modi ci sono per guadagnare su YouTube e quindi per ripagarsi degli sforzi del fatto di produrre tanti video costantemente? Sicuramente saprai che ce n'è ben più di uno e in questo video voglio darti un'anticipazione su una funzionalità che sta per essere introdotta che ci permetterà di ricevere dei piccoli contributi da parte dei nostri follower. Ciao, sono Paolo e in questo video parliamo della nuova funzionalità che è in fase beta, quindi in fase di sperimentazione, che permetterà ai proprietari di canale di ricevere dei piccoli contributi da parte dei propri follower per ripagarsi un po' degli sforzi di produrre tanti video costantemente. Ovviamente se produci costantemente video saprai meglio di me quanto tempo, impegno, dedizione e anche investimenti in attrezzatura richieda il fatto appunto di produrre questo tipo di contenuti. Il fatto di avere una sorta di contributo da parte di chi ci segue può essere sicuramente un modo per, tra virgolette, ripagarsi di questi sforzi e anche, perché no, degli investimenti che abbiamo fatto nel corso dei mesi e degli anni. Proprio per questo YouTube sta introducendo, e quando dico sta introducendo intendo dire che è ancora in beta e chiusa, il che vuol dire che è una cosa in sperimentazione ed è appunto al momento è applicata solo a una piccola percentuale di canali. Dicevo, sta introducendo una funzionalità che permetterà ai follower dei canali di contribuire con una piccola cifra mensile per ripagare degli sforzi di chi appunto crea questi video costantemente. In realtà questa non è propriamente una novità, perché è una cosa già presente da tempo in una categoria particolare di canali, quelli che si occupano di gaming, cioè di videogiochi. I proprietari di questi tipi di canali già da un po' hanno avuto la possibilità di ricevere dei contributi tramite un pulsante sotto ogni video che diceva sponsor, cioè sponsorizza, che appunto dava la possibilità ai follower di dare una piccola cifra mensile ai proprietari dei canali in modo da ripagarli dei loro sforzi. YouTube quindi ha deciso di provare ad espandere questa funzionalità verso tutte le tipologie di canali. Nel pratico questo si tradurrà nel fatto che chi vorrà contribuire verso il proprietario di un canale, tutto quello che dovrà fare è semplicemente cliccare il bottone che si troverà sotto ogni video e in questo modo, tramite una procedura guidata, potrà dare un piccolo contributo mensile al proprietario di canale in cambio di alcuni perks, come si dice in inglese, cioè alcuni piccoli regali. Questi potranno essere ad esempio delle dirette particolari che potranno vedere solo appunto le persone che hanno contribuito, piuttosto che il fatto che oltre a vedere queste dirette potranno anche vedere il replay di queste dirette, o ancora il fatto che ad esempio ci saranno dei post nel tab della community che saranno visibili solo a chi ha contribuito, o ancora il fatto che avranno a disposizione delle iconcine speciali che potranno utilizzare nei commenti, nei messaggi delle dirette, eccetera. Insomma, delle piccole cose che potranno farli sentire speciali, tra virgolette, e che potranno far vedere che loro hanno dato un contributo e quindi che stanno aiutando il proprietario di quel canale. Le cifre che riceveranno questi canali per ogni follower sono piuttosto modeste, il che significa che se vuoi fare questo tipo di attività part-time o addirittura full-time dovrai avere un numero di follower molto molto elevato e la percentuale di questi follower che ti daranno un contributo dovrà essere elevata, il che significa che agli inizi comunque ti devi assolutamente focalizzare sul crescere la tua audience prima di pensare a farsi sponsorizzare. Quando avrai raggiunto un numero significativo di persone che ti seguono e soprattutto di persone che sono attive e che adorano i contenuti che proponi, allora a quel punto lì potrai iniziare a pensare, a preoccuparti tra virgolette di essere sponsorizzato, quindi di farti aiutare nella produzione di questi video. Agli inizi, se hai un numero basso di persone che ti seguono, il tuo obiettivo primario dovrebbe essere assolutamente quello di crescere. Un'altra cosa da ricordare è che questo non è l'unico modo che abbiamo per ricevere dei contributi da parte dei nostri follower. Già da tempo esistono altre piattaforme, la più famosa delle quali è sicuramente Patreon, che ci permettono appunto, a fronte di alcuni regali che offriamo alle persone che decidono di contribuire, appunto di ricevere delle piccole somme mensilmente. Su Patreon, ad esempio, di cui parleremo in un altro video se la cosa può interessare, e nel caso lasciami un commento qui sotto per farmelo sapere, puoi decidere addirittura degli step, quindi a fronte di un contributo di un certo tipo puoi offrire dei regali, a fronte di un contributo un po' più elevato dei regali un po' più importanti e così via a salire, quindi sei tu a decidere che cosa offrire in cambio di ogni tipo di contributo che le persone sono disposte a darti per ogni video che produci. La novità che sta introducendo YouTube permetterà di fare tutto questo direttamente all'interno della piattaforma, quindi senza dover uscire, quindi senza dover portare gli utenti su un'altra piattaforma a registrarsi e ad effettuare il pagamento su quella piattaforma, potranno farlo direttamente all'interno di YouTube. Come dicevo prima, questa funzione è ancora in beta e su un gruppo molto chiuso di canali, quindi non è una cosa che vedi molto spesso, diciamo così. Tuttavia, se vuoi controllare lo stato di questa funzione, puoi comunque farlo navigando all'interno del Creator Studio, nel tab canale e in stato e funzione. Lì vedrai tutti i riquadri che appunto racchiudono le funzioni che hai attivate per il tuo canale,
il live streaming, la monetizzazione, eccetera. C'è anche un riquadro che riguarda appunto le sponsorizzazioni e cliccando su ulteriori informazioni puoi leggere di più a riguardo. Bene, questo conclude un po' questo video, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di questa funzionalità che sarà introdotta, speriamo a breve, probabilmente nelle prossimi mesi o addirittura, perché no, nelle prossime settimane se le cose andranno bene. Magari fammi sapere anche se in passato hai anche contribuito verso canali che l'hanno già attivata, che si occupano quindi di gaming, quindi di videogiochi. E mi raccomando, ricordati anche di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, seguimi anche su Facebook, visita il mio sito paoliogrisendi.com e contattami se vuoi scoprire come migliorare la qualità dei tuoi video e la performance del tuo canale. A presto, ciao!